viene e deve il suo nome a un cittadino romano, a un Sempronio. Difatti era detto Sempronianum Ager, così lo cita il Ciacci nel suo libro degli Aldobrandeschi, oppure Praedium Sempronianum, come lo descrive Repetti nel famoso dizionario toscano. Soprattutto i dipinti. Elementi architettonici abbiamo i due castelli di Sempronianum e Rocchetta. Riguardo alle attività, qui nel paese l'attività principale ovviamente è stata sempre l'agricoltura, una povera agricoltura direi, perché qui abbiamo una zona piuttosto montana, quindi l'agricoltura è fiorente in Maremma, nelle grandi distese o anche in luoghi anche più adatti, qui diciamo più che altro è stata sempre la pastorizia, l'attività diciamo più importante. E coltivazioni di olivi e vigna avevamo nella zona di Fibbianello, abbiamo degli olivi antichissimi e giganteschi, che il famoso olivone che è datato diciamo a 2000 anni fa. 2000 anni fa.
Poi altre attività importanti nel paese fino ai giorni nostri sono stati il lavoro dei falegnami, che c'erano un buon numero, sono stati sempre 10-15 falegnami artigianali, lavoravano appunto per tutti i paesi della zona, e poi muratori. L'edilizia è anche, diciamo, l'attività portante di oggi a Sempronianova, perché ci sono un'ottantina di occupati tra muratori e manovali dell'edilizia, e lavorano anche questi tutti nei paesi vicini, ma anche qui, molto anche hanno lavorato qui a Sempronianova. Queste sono le attività, diciamo, che ancora, diciamo, in modo modesto, ecco, modesto perché sussistono e danno, diciamo, vita alla poca popolazione. Se l'atto viene fatto così, viene fatto. Ci vuole passione. E poi chiunque impara a fare l'artigiano. Ma se non c'è passione, no. Perché i lavori si fanno creando mano in mano. E siamo 600 abitanti. O 300, 400 sono sopra 50 anni. Va bene? Fra 20 anni tutti al cimitero. Nel 500 mica facevano l'abitanti che si fa ora, Nel 500 meno, perché passa l'acqua. Sono cognomi che sono venuti da fuori. I Giovanchelli, per esempio, tutti quelli, tutta gente che i Giovanchelli erano carbonai. Vennero a cuocere il carbone in queste zone, poi si sono sposati, si sono affermati qui, è venuto figlioli, eccetera, eccetera. Ma nel 500 qui faceva 200 o 300 abitanti, e poi quella storia che parla, che restò quando Federico Barbarossa bruciò, che restò Fanciulletti, due Fanciulletti, a porta il cognome, c'è un cognome Fanciulletti, è venuto per quello scopo. Noi non sapevamo far turismo, e anche lì si vede che è un'arte e ci vuole la gente abituata. Hanno entrato scritto, te lo dico io, se te lo dico te lo dico. Dove nelle grandi cantine? No. Allora è la vendemmia tradizionale. Ah, era tradizionale. Ma bella cosa. La sera si arrivava a casa. Si pigiava all'uva con i piedi. Era festa. Uno aveva fatto 10 km a piedi per venire alla vigna, ora invece. A 10 km siamo in tanti merda. Ci si viene con l'automobile. Che se viaggiavi tutto il giorno non facevi altro che il viaggio. Però la cosa ora è molto più veloce, ma prima, ora invece la vendemmia è diventata una cosa come tutte, che si fa di corsa. Come tutte le cose. Come tutte le cose. Invece la vendemmia era una festa, perché era si una festa, perché si faceva il vino. Come quando si picchiava, no? Come quando lei tripiava. Però quanto si faceva con l'uva che aveva, quanta se ne mangiava. Signora, nemmeno fa voi. Ora manco te la guardino. Certo.
poi dopo ti smuoveva il corpo, la facevi nella vigna e via, perché non facevi in tempo ad andare lontano. Si va nella vigna, si coglie l'uva, si mette nei bifonzi, si porta a casa, si ammortisce, si butta nelle tine. Mattina e sera io ho sempre tenuto questo andamento, si appozza, si bagna tutta ciò che venga bagnata. E così, e dopo 10 giorni gli hanno fatto la svinatura. Quando ha bollito quel dato tempo, che si vede che ha fermentato un po', che abbassa, si cava il vino, si mette nelle damigiane, così, oppure nelle tine, dopo una quindicina di giorni ci si mette l'olio, che stucchi, che ne entri aria, e si prende tutto vino. Se si imbriaca, dirlo dica, Un paio di secchi, poi basta.
prende una fetta di pane tostata, si mette un po' d'aglio. Io l'aglio ce l'ho. E soprattutto l'olio, che deve essere buono, e d'oliva. Come quello del frantoio della cooperativa di Semprognano. Si mette un po' di sale. E questa è la classica bruschetta, liscia. E si mangia. E poi gente, volete di se nove? Di quello che sarà negli anni futuri, ci sarà uno sviluppo turistico, no? Non troppo il futuro. Il futuro dei giovani sempronianni. Grazie.
35 gradi all'incirca, poi appena scaldato ci si mette il caglio, una quantità, non lo so quanta, insomma, e poi si gira bene, poi si chiude, si mette qua, poi si copre e si lascia che si coaguli per circa 3/4 d'ora. Thank you.